Ok, sono pompatissimo. Mi sono depilato il sedere e ora è più carino di uno dei complimenti di Gus quando cerca di portarsi a letto una poco di buono. Ora mi resta solo da trangugiare una sambuca, darmi una calmata e dire più parolacce. Vai, cazzo! Ora improvvisamente mi è venuta voglia di parlare come loro. Siamo a Jordy Shore The Reunion. Andiamo, ragazzi! La mia più grande paura è che mi vengano le rughe. Sono una ragazza di Jordy, ma con uno stile da VIP. Dovrei avere una laurea in rimorchio di ragazze. Non bacerei mai nessuno senza tartaruga. Il lavoro più pesante che abbia mai fatto è stato pettinarmi. Potrei parlare fino a sfinire chiunque. Mi vesto sempre per fare colpo. Sono finta, mi piace flirtare e ho due tette enormi. Jordy Shore! Sì! Ciao, ciao, ciao! Io sono Russell Kane e questa è Jordy Shore The Reunion. Questo è il programma in cui le leggende diventano realtà. Ragazze, infilatevi un preservativo su tutto il corpo. Ragazzi, esplodete come una sacca poche di panna presa a pugni e date il benvenuto ai Jordy in persona. Ecco a voi Jay, James, Greg, Gus, Charlotte, Sophie, Holly e Vicky! Eccoli qua! La ricetta era facile. Prendete 8 Jordy succulenti abbronzati, più arrapati di una iena in calore, metteteli insieme in una casa e ungeteli con una quantità industriale di Jägermeister. Tra poco in questo programma rivedremo alcuni dei momenti più memorabili e assurdi di quest'orgia lunga un mese condita da sambuca, pizza e, diciamolo Sophie, schizzetti, giusto? Ok, fatemi spazio. Vedremo anche come gli abitanti di Newcastle hanno reagito allo show, signore e signori. Eh sì, proprio così, ma ancora più importante esamineremo da vicino questo gruppetto, il cast, e quando dico esaminare da vicino intendo farli parlare di sesso e litigate. Vi va bene, ragazzi? Sì! È ovvio che gli va bene. Allora, Cheryl Cole è stata buttata fuori da American X Factor perché era troppo Jordy, ma i nostri fan ormai amano il vostro accento. Fattele, Jay, fattele! Ecco una guida su come si parla a Jordy Shore. A tutti piace l'accento di Jordy, eh? Ma dai, Jay! Ma dai! Ero ubriaca persa! Ubriaco persa? Persa! Veramente una figata! Figata! Che troppia! Svuota tasche! Troppia! Segaiolo! Discoteca, ragazze, baci! E ho limonato con questa. Limonare. Sì, limoniamo. Limonare. Mangia patatine e torna ad essere pompato. Zing, bang. Il triangolo. Trombarsela. Ho trombato un'amica. Ho trombato. Trombare Vicky. Vuole trombare. Gli scoppiava la camicia. Mi entrano in casa questi gnocchi. Una né carne né pesce. Si arrampicavano come scimmie ragno. Va in giro come John Wayne. Tap tap baby. E un abbraccio diventa una scoppata. La pannocchia ha trovato la sua buca. Vicky fa morire da ridere. Un cioccolatino mentre aspettate? Ma che cazzo fai? Mi depilo. Ecco a voi Jordy Shore. Che fenomeno. 4 ragazzi palestrati e 4 bellissime ragazze. E Jay, guardatelo, il vero maccio lì dietro, il più grosso di tutti, il cervo reale, signore e signori. Chi non adora quando agita le braccia così, eh? Vicky, non mi provocare, oh! Oh, Vicky e Jay! Jay è l'unico uomo sulla Terra che ha il coraggio di andare a sconcicare Vicky l'impalatrice. Non metterti contro di noi, Jay! Quant'è tosta, Vicky? Dice noi invece di me. Non ci guardare, Jay! Quante donne ci sono lì dietro? 3? 2 di noi sono pazze e l'altra è stranamente sensibile e vulnerabile. Però c'è stata una scena epica di Jay, brutto monellaccio, nell'episodio 5. C'era Vicky che piangeva in uno dei suoi momenti di tenerezza dicendo «Devo ammettere che amo Jay», eccetera, eccetera. E tu come hai reagito, Jay? Esatto, ti sei messo addosso solo un papione e hai terminato la tua serata in un parcheggio scordandoti una biglietta nella ghiaia. E tu, piccolo fiore delicato, Sophie? Forse la cosa peggiore che io abbia sentito durante un rapporto l'hai detta tu mentre venivi bombata da un tizio a caso che avevi trovato fuori dal fast food. Hai detto... clamidia. È questo che le donne vogliono. In questo momento non ho molta fortuna coi corteggiamenti, dovrei provarci. È un po' che mi piaci, vorrei portarti fuori a cena e... sifilide. E James e Greg?
Beh, James e Greg hanno fatto bene a rimanere fuori da tutta questa storia del sesso. Meno male che non siete rimasti coinvolti. Erano tipo i ragazzini che giocano a Dungeons & Dragons al piano di sopra. James, non abbiamo bisogno del sesso. Presto saremo maghi di quarto livello, capisci? Expelliamus! E avete visto le ragazze come fingevano di essere tutte carine quando Holly se n'è andata? Prendete Charlotte. Mi dispiace, però le Vicky. Visto? Che gentile. No, aspetta. Guarda, Vicky ha lasciato un vestito stupendo. Deve essere mio. E vogliamo forse parlare di Gary? Gary ha lineamenti perfetti, ha la parlantina sciolta, è molto simpatico e poi va a fare sesso con un'altra nel letto di fianco a Charlotte, signore e signori? Da quale libro di Galateo hai preso questa perla? Però, Gus, diciamoci la verità. Quando ti vedono tutte le ragazze del Regno Unito, pensano solo a un pisellone gigante, oh no? Grazie mille. Ma è il momento di rivolgere la nostra attenzione a una storia d'amore tra Jordi. E quando dico storia d'amore, intendo odio. Una relazione che perde pezzi come un puzzle non incollato è quella tra Vicky e Jay. Come ti chiami? Vicky. Jay, piacere di conoscerti. Appena ho visto Jay ho pensato... Wow, sto in camera con te. Jay mi piace tantissimo. È bello, è il mio tipo e sembra anche un vero gentleman. È bella, ma non significa che succederà qualcosa. Vuole fare così? Lo batterò al suo stesso gioco. C'è parecchia tensione sessuale tra Vicky e Jay. È come una lampadina, non si capisce se è accesa o spenta. Non puoi scegliere tu cosa provare, specialmente quando passi tanto tempo con una persona. Ho Vicky, avuto relazioni più lunghe con dei calzini. Litighiamo e basta. Non penserò mai più a te, Ma che è successo? Mammina e papino sono tornati insieme, ma non erano divorziati? E Vicky è finita nel mio letto. Che sorpresa. Sei una testa di c***o, Vicky, Jay. Ma non c'era bisogno di dirglielo in faccia. Non sprecherò un altro minuto del mio tempo con quell'uomo. Bene, bene, bene. Ed eccoli qua, Jay e Vicky. Penso che se voi due aveste un figlio nascerebbe un guantone da box. Guarda, un guantone bellissimo. Al momento siete amici? Sorridete, mi sembrate a vostro agio l'uno con l'altra. Che ne dici, Vicky? Jay non mi dà fastidio. Sì, ma siete amici? Vi mandate SMS, vi telefonate, siete in contatto? Jay, come va? Sì, certo, parliamo. È ancora nella mia rubrica. Non siamo ancora arrivati al punto in cui l'ho cancellata. Ma ci manca poco così. Vicky, di solito fai aspettare i tuoi ragazzi sempre un mese prima che gli abbracci si tramutino in sesso. Ci stai provando? No. Moltissime ragazze saranno d'accordo con me quando dico che è meglio fare sesso solo quando ti senti a tuo agio con una persona e sei abbastanza felice di farlo. Non credo che ci sia qualcosa di sbagliato nel far aspettare. Assolutamente, qualcuno. Specialmente se hai intorno telecamere. Non hai visto quanto era complicato anche senza sesso? Questa era la mia domanda successiva. Voglio dire, dimentichiamoci delle telecamere e dell'intero programma di Jordy Shore. Nel mondo reale, se vi foste conosciuti in un locale e aveste iniziato a uscire insieme, pensate che sareste stati una bella coppia? Io penso che abbiamo entrambi una personalità fortissima. In caso di litigio né io né Vicky siamo disposti a cedere, quindi... Ecco, se poi aggiungete a questo mix un po' di vodka e Red Bull... È un incubo! È un incubo! Se toccando ferro il mondo finisse e tu potessi portarti una sola cosa su un'isola deserta, porteresti Vicky o la crema depilatoria? La crema depilatoria! Secondo me porterebbe la vodka. Sì, la vodka non può mancare. Vicky, tu mi sembri... E non c'è niente di male, perché anch'io sono molto emotivo, ma mi sembra che tu cambi parere abbastanza spesso. A volte sei passionale, a volte sei fredda, a volte sei arrabbiata. In quella casa la tensione era palpabile. Non puoi capire a quanto stress eravamo sottoposti. Non penso che ci sia qualcosa di male ad avere un'ampia gamma di emozioni. Solo perché alcuni dei ragazzi della casa non ne avevano nessuna non vuol dire che averne sia anormale. Oh, ma svisceriamo un po' il problema. Abbiamo qui i genitori di Vicky. Andiamo a conoscerli. Aspettate che mi alzo e vado a salutarli. Eccoli, buongiorno, mamma e papà, come va? Benissimo. È una grande. Oh, mamma, il padre di Vicky sembra fin troppo amichevole. Ok,
Senza voler essere indelicati, mamma e papà abbiamo visto parecchia tensione sessuale. Non vi mette a disagio vedere quelle scene quando si tratta della vostra bambina? Un paio d'anni fa era papino, ho messo le mie Barbie in ordine d'età e ora è... No, Jay, ancora non puoi inzuppare il tuo biscotto. Deve essere difficile da guardare. Da genitori non è difficile vedere quelle scene di tensione sessuale? Sì, assolutamente, è stato bruttissimo. Certo, mi immagino, perché lei è comunque la vostra bambina. Continuavo, no? A guardarlo, volevo vedere cosa sarebbe successo. Dove sono gli amici di Vicky? Eccoli, mamma, che eleganza! Sembri uscito da una vetrina di Topshop. Qual è l'uomo ideale di Vicky? Uno che sappia aspettare, che non voglia solo una botta e via, ecco. Pubblico, avete qualche domanda per Jay e Vicky? Per Jay e Vicky? Vicky, ma alla fine l'hai data a Jay o no? Oh, mamma! Ti rispondo sinceramente. No, non gliel'ho data. Altre domande magari un po' più intellettuali? Jay, se potessi ritornare al giorno in cui sei entrato in quella casa, cambieresti qualcosa? Onestamente penso che sia io che Vicky ci siamo pentiti di quello che abbiamo fatto, perché le nostre litigate hanno coinvolto tutti gli altri coinquilini e hanno rovinato la permanenza in casa a tutti. Continuavamo a discutere, quindi penso che se potessimo tornare indietro io avrei scelto un'altra stanza. È stata un'esperienza molto intensa, anche la scelta di vivere praticamente insieme sin dal primo giorno. Deve essere veramente pesante. Facciamo un grande applauso a Vicky e Jay! Dopo la pubblicità vedremo altre stramberie e scene tragiche della serie e inoltre il nostro pubblico in studio si farà sentire. Così fate un applauso, gente! Ci vediamo tra un attimo! Friggete, salsicce, friggete! È la canzone più brutta che abbia mai sentito. Friggete, salsicce, è la canzone più brutta che abbia mai sentito. Giorgio! Sì! Bentornati a Jordy Shore The Reunion, dove celebriamo tutti gli eventi di Jordy Shore. È un programma al cui confronto Cheryl Cole canta come Pippa Middleton. Tra poco Sophie dovrà accettare il fatto di essere troietta dentro, come dice lei. E poi un ospite a sorpresa verrà a trovarci, signore e signori. Dovreste fare... Siete proprio dei bastardi. E inoltre continueremo a punzecchiare il nostro cast con domande impertinenti. Se solo comunicare fosse facile come parlarsi l'uno con l'altro. Vero Gus e Charlotte? Lo amo, non lo amo, gli spezzerò il cuore, mi fa impazzire. Ecco com'è cominciata. A prima vista quella Charlotte mi sembra niente male. Charlotte! Gary, piacere. Piacere mio. All'inizio non mi piaceva, ma con l'andare dei giorni più lo guardavo e più mi sembrava carino. Ce l'ho veramente in pugno. Ascolta, se vuoi tornare a casa, per me va bene, ok? Non volevo tornare a casa con lui, onestamente, ma non ho trovato nessuno di meglio. Tu vuoi solo portarmi a letto, io voglio spezzarti il cuore. Chi vincerà? Ieri sera ho limonato con Gary, gli ho stracciato la camicia e poi abbiamo fatto sesso. E vai! Ho un'arma segreta che fa impazzire le ragazze. Sembra una pannocchia, l'ho descritto così. Posso vedere il tuo pisello? Ti prego, fammi vedere. Charlotte è sempre pronta ogni volta che lui se la vuole scoppare. Devo giocarmela bene, mantenere l'equilibrio e ricordarle ogni tanto che io comunque esco anche con altre. Se penso a Gary con un'altra ragazza mi viene da vomitare. Gary è nell'altra stanza con un'altra ragazza, non me ne frega un cazzo, ma ci faccio la figura del tappetino. Ora mi siedo qui e dico basta, io Gary non lo voglio più neanche vedere. E poi domani so già che ci andrò ancora a letto. Mi dà fastidio se torni a casa con un'altra, quindi ti prego, almeno non portarle nella nostra stanza. Mai e poi mai porterai una ragazza a casa e ci farei sesso con te nel letto di fianco. Non lo farei mai, te lo giuro. Sentivo solo dei gemiti. Sono furiosa! Da qualsiasi altra parte, ma non nel letto di fianco al mio! Non mangerò mai più una pannocchia in tutta la mia vita. Se vedrò una pannocchia, prenderò un coltello e la farò a brandelli. Farò così. Oh, Charlotte, guarda il lato positivo. Non solo il mais è uno dei cibi fondamentali per l'uomo, ma le pannocchie fanno anche molto bene. Mi ha perforato il polmone.
Per prima cosa, una domanda facile. È veramente finita? Hai abbandonato la pannocchia per sempre? Basta pannocchia, le pannocchie sono scomparse. È finita, signore e signori! Gaz, sii onesto, so che hai questa immagine da rubacuori, da quello che ha la parlantina sciolta, ma avrai avuto anche tu dei sentimenti verso di lei, no? Come hai fatto a non innamorartene? È bellissima, io ti amo! Sono contenta che qualcuno lo pensi! Per forza! Beh, se ci sono andato a letto insieme... È il tipo di ragazza di cui ti vuoi prendere cura, che ti ispira protezione, non la vedi così? Mi so proteggere anche da sola, eh. Sono abbastanza tosta, sono una vera dura. Immaginatevi se Charlotte mi mettesse capo. Certo, come no. Brutto cretino col capelli a spazzola. Ok, Gary, sappiamo che l'amore per le verdure va condiviso, ma non pensi che portare una ragazza in stanza sia stato un po' troppo da parte tua? Ah, sì, lo so. E ci hai fatto sesso di fianco a Charlotte, che dormiva ubriaca e si è svegliata al suono del tuo sedere che faceva su e giù tipo macchina da cucire. Sì, per quello mi sento veramente in colpa, lo giuro. Specialmente quando l'ho vista piangere. L'hai fatto perché eri ubriaco e hai colto la scia del momento? Perché è uno str***o. Abbiamo delle domande da parte del pubblico. Gary, come hai potuto tradire Charlotte quando avevate promesso che non avreste portato altre persone in stanza? Se torni da una serata fuori con una ragazza, è ovvio che devi trovare un letto in cui andare. La stanza del sesso era occupata da Jay, quindi non avevo altri posti dove andare. Se ti trovassi ancora nella stessa posizione, secondo me faresti esattamente la stessa cosa. Bella domanda. Sì, lo farebbe, lo faresti. Non lo farei, sì, no. Sì, lo no, faresti. No, non lo farei di nuovo. E il resto sì. del cast? No, sì, no. Lo farebbe come, no? Lo farebbe. No. Sì, invece. E gli altri che ne pensano? Secondo voi stanno esagerando? Alla fine la vostra casa era uno scannatoio. Non era quello che succede in questa casa, rimane in questa casa? Quando ho visto Charlotte piangere è stato orribile, perché noi non avevamo visto cos'era successo prima. Quindi quando è entrata in stanza e abbiamo visto quant'era triste e disperata, è stato bruttissimo. Ok, non importa cosa pensiate di Gary e Charlotte, per me siete importantissimi nella serie. Avete dato una dimostrazione dell'ampia scala delle emozioni umane. Facciamo un bel applauso a Gary e Charlotte. Ok, ora Greg, come va? Tu non mi sembri pompato come gli altri o costantemente mezzo nudo come loro. Infatti ti premuravi di avere sempre almeno qualcosa addosso. Che fai stasera? Sei mai stato a Coventry? Ti faccio fare un tour. Tempo 20 minuti, mezz'ora. Greg era nella stanza di fianco a fare il suo dovere, infilandosi sotto le coperte. Sono contento perché penso che ne avesse bisogno. Doveva sciogliersi un po'. Questa è la tua idea di essere sexy, Greg? Quel giorno avevo i piedi freddi. Il calzino fa parte della tua tecnica? No, io... Tipo, vieni a casa mia, ma non mi piaci. E adesso? Non ti piacciono i miei calzini, tesoro? Quelli di spugna che si comprano a pacchi. Ok, andiamo a parlare con il padre di Greg. Ehi, guardate che calzini ha il padre di Greg. Mi sto eccitando solo a guardare i calzini del padre di Greg. Oh, mamma, il padre di Greg mi ha preso in braccio. Greg, dove hai imparato le sue mosse da playboy? Da lei? Ha preso tutto da me. Io gli ho sempre detto, l'importante è che tu abbia i calzini puliti. Il resto non importa, ma mi raccomando, i calzini puliti. Quindi Greg e James, due bellissimi ragazzi, eppure c'erano volte in cui la loro calamita per le donne non riusciva ad attrarre neanche un'otturazione dentale. Rimorchierò appena entrato dalla porta. Io e il mio amicone siamo andati allo spy bar aspettandoci grandi cose e invece c'erano solo maschi, 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 maschi. Che bell'inizio di merda per la nostra serata. Vuoi uscire? Non posso, sono fidanzata. Ah sì? Sì. Una bella torta in faccia. Così mi distruggi. Tragedia, una vera tragedia. Pensavo sarebbe stato pieno di ragazze, invece niente di niente. Quindi siamo andati al Florida a vedere se lì c'erano delle ragazze. C'era una ragazza che mi sembrava carina da lontano, ed era con sua madre. Non sembri sua madre. Sei giovanissima. Stasera ci aspettavamo grandi cose, eravamo elettrizzati, e invece siamo tornati indietro con una pizza. Chi ha delle domande o delle riflessioni da fare su Greg e James? Volevo... Aspetta un attimo, non sono ancora arrivato. Ok, ok. Volevo solo chiedere... Aspetta un attimo, non sono neanche seduto. Vuoi iniziare a parlare prima che sia pronto? Noi siamo di Londra, volevamo chiedervi come vi state adattando alla fama, visto che ora vi riconoscono tutti. Sì, è assurdo. Le nostre vite sono cambiate completamente. È pazzesco. Sì, è surreale. Ovunque andiamo ora, la gente sa chi siamo. È bellissimo, ma è strano, no? Io non sono contento. Non mi piace essere al centro dell'attenzione, non mi piace molto. Greg, all'inizio ti piaceva Vicky?
No, bella domanda. No, è una bella ragazza, ma siamo solo amici. E che siamo andati subito d'accordo quando ci siamo conosciuti, e basta. E poi... E poi Jay è bello grosso, quindi... Dov'è il papà di James? Ecco, l'avrei dovuto riconoscerlo. E dai, per prima cosa, cos'hai pensato di James vedendolo in TV? Ho pensato che fosse grandioso. È stato un vero gentleman, vero? Sì, sì, si è comportato bene, solo che ha avuto una settimana sfortunata. O quattro. Di solito casa nostra è un porto di mare. Oh, mamma! Che ne pensa di questa mania dei giovani d'oggi di depilarsi e stirarsi i capelli? Beh, se hai un bel fisico devi metterlo in mostra. Quindi non rimarrebbe scioccato se entrasse in bagno e vedesse James che si depila con una gamba sul lavandino? Beh, come sua madre. Oh, ma perché non c'è? È così pelosa. È a casa. Hai sentito James? Dice che in quanto a peli ne prendi da tua madre. L'ha lasciata a casa perché è troppo pelosa. Madre di James, posso venire in studio? Rimani a casa, sei troppo pelosa per venire. Ok, andiamo dall'altro lato. Cos'è andato storto nel gioco delle coppie per James? Guardatelo, è bellissimo. È lui quello su cui puntare. Avete delle domande? Wow, attenzione, questa ti monta. Cavolo, guarda come afferra il microfono, James. James, che fai stasera? Sei mai stato a Coventry? Ti faccio fare un tour. Geordie Shore non è stata solo argomento di discussione a Newcastle, ma in tutto il paese. Tutti sanno cosa vuol dire limonare, essere ubriachi marci, conoscono la pannocchia di Gary e sanno che abbracciarsi porta sempre a fare sesso e, nel caso di Vicky e Jay, ad accoltellarsi poco dopo. Ma cosa pensa la gente di Newcastle del nuovo fenomeno di Geordie Shore? È ora di sentirlo direttamente dalla bocca di Tyne. Tutti mi chiedono se guardo il Geordie Shore. Io dico, no, mi fa schifo. Hanno infangato il nostro nome. Infangato il nostro nome. Mi adoro, mi fanno ridere. Vediamo. Nessuno dei ragazzi Nessuno è bello. Sono troppo... arancioni. Tra Vicky e Jay è una relazione di amore e odio. Sarà sempre così. Gary non va bene, tratta male le donne. Gary ha fatto sesso con un'altra nel letto di fianco a Charlotte. È un comportamento orrendo. Charlotte è la mia preferita. Sì, io la adoro. Le bellissime ragazze di Geordie. Holly era un personaggio terribile, era tremenda, è stata cattivissima. A me piace Holly. Ah sì? Sì, secondo me si sono messi tutti contro di lei. Non penso che abbiano infangato il nome di Newcastle, solo il loro. È orribile, sono questi i giovani d'oggi però. È un brutto, 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 brutto programma. Oh beh. Abbiamo sentito delle opinioni molto contrastanti sulle vostre azioni spesso causate dall'alcol. Sentiamo Vicky per prima. Com'è gestire le critiche degli abitanti di Newcastle? Perché voi siete molto uniti, una vera regione a parte. Sapete cosa? Certo, molte persone hanno delle opinioni negative su di noi, ma anch'io ho delle opinioni negative su di loro. Per quanto riguarda me, e penso di parlare anche per gli altri, la reazione generale che mi sembra di percepire dalla gente con cui ho parlato è molto positiva. Molti ci dicono che con il nostro programma mostriamo come sono i ventenni di Newcastle in modo perfetto. Molti hanno detto che i ragazzi trattano male le ragazze. Se una telecamera seguisse 1000 ragazzi, farebbero tutti così. Tutti i ragazzi si preparano la sera per uscire pensando stasera rimorchio, mi faccio due risate con i miei amici e rimorchio. Se sei single è questo che fai ogni venerdì e sabato sera. Ogni singolo ragazzo del pubblico farebbe così. Facciamo solo quello che qualunque ventenne farebbe. Qualsiasi ragazzo a 20 anni pensa solo a uscire e a rimorchiare. E le ragazze cosa pensano? Anche le ragazze vogliono uscire e... Anche noi vogliamo uscire e divertirci. Sophie, tu sei una femminista. Tu ti agghindi, fai quello che vuoi, è l'anno della trucchetta. Ti sei riappropriata di quella parola. Usciamo e ci divertiamo, no? Sì. E ovviamente se conosciamo un bel ragazzo vogliamo portarcelo a casa. Beh, ma è contraddittorio. Voi dite che i ragazzi si comportano male, ma anche voi ragazze quando uscite fate la stessa cosa, no? No, è che ci hanno un po' demoralizzato perché a un certo punto hanno iniziato a parlare solo di uscire e rimorchiare tutte le sere. Mentre a noi magari andava bene anche uscire e fare una serata a ridere e a scherzare
tra di noi. Per loro tutte le sere era la stessa cosa. Un po' ci ha pesato perché non li capivamo, visto che noi saremmo uscite anche per divertirci, ubriacarci e ballare. Anche noi ci divertiamo sempre. Sì, ma voi uscivate per trovare delle ragazze, mentre noi uscivamo per divertirci. Sì, ma anche noi volevamo solo ridere e scherzare. Ma dai, davvero? Chi ci crede? E perché non potevate farlo con noi? Beh, perché... Sinceramente so di non averne l'aspetto, ma sono un uomo anch'io. E alla fine della serata un maschio, se è single e non ha rimorchiato, è giù di morale. Pensi che la serata sia stata un fallimento, perché siamo onesti, è così. Mentre le ragazze possono andare a casa e dire: oh, mi sono divertita con le mie amiche e ora posso tornare a casa con loro e ridere e scherzare tra di noi. Non ho bisogno di rimorchiare. I ragazzi tornano a casa e si fanno una s**a con un calzino, uno di quelli di Greg. Greg si abbassa fino al piede e... Ci sono altri amici o parenti che hanno ricevuto delle critiche? Secondo me sono stati bravissimi. Ci hanno regalato uno show veramente divertente. Secondo me è durato anche troppo poco. Avrebbero dovuto fare più di 6 episodi. E se a qualcuno non piace, che non lo guardi. Dovrebbero mettere noi genitori in casa e lasciarci scatenare. Grazie, papà. Ora, Sophie, esistono molti premi nel mondo dello spettacolo. Abbiamo gli Oscar, i BAFTA, sì, i Golden Globes. Ma da quando è arrivato Jordi Shore c'è un altro riconoscimento in TV e non è un premio per il quale vorrete ringraziare vostra madre durante il discorso di ringraziamento. Vediamo un po' l'anno da trucchietta di Sofia. Quest'anno è il mio anno. Ho 21 anni e a Jordi Shore farò veramente la troia. Esagererò su tutti i fronti. La casa di Jordi Shore è piena di belle persone e mi piace molto. Beh, vai rock and roll! Si parte! Ai ragazzi piacciono le magre, ma gli piacciono anche le ragazze con un po' di bagaglio. Quando vengono a letto con me, gli dico che possono fare leva sui cuscinetti. Oggi voglio baciare tutta Newcastle. Ti capisco e lo condivido. Ieri sera mi sono trovata un ragazzo. Non vedo l'ora di darci dentro. Non so cosa sia successo. Sono la prima ragazza che fa sesso a Jordi Shore. È il terzo giorno, cazzo. Penso che sia iniziato l'anno della troietta. Clamidia. Il tizio che ho rimorchiato stasera mi piace da morire. Vediamo, girati. E ci siamo tutti spostati in camera da letto. La camera da letto è la star dello show. Il sesso è nell'aria, si vedono tette a destra, a sinistra, mutande che volano. Sembrava il set di un film porno ieri sera. Gli ho regalato la notte più bella della sua vita. Sono sicura che domani mattina si ricorderà il mio nome. Sophie, ci sono i tuoi in cucina. Congratulazioni per essere stata la prima ad aver stappato la bottiglia in casa. Ora, tutti noi vogliamo sapere. So che l'hai detto per scherzo, hai fatto una battuta. Esatto. Ma perché in un impeto di passione ti è venuto da sussurrare ad un uomo clamidia? Sì, lo so di averlo fatto. È che quel ragazzo lo conoscevo da prima. Ah, allora va tutto bene. Infatti, ma no, è che non c'ero mai andata a letto prima, ma girava questa storia per cui lui si era preso la clamidia da una mia amica. Quindi, mentre ero a letto con lui, gli ho detto: immagina se io mi prendessi la clamidia da te, che ridere. Veramente divertentissimo. No, io gli ho detto: immagina se mi venisse la clamidia, e si è sentita solo la parola clamidia, quando in realtà noi stavamo facendo una conversazione. Sì, anch'io uso spesso questo argomento di conversazione per rimorchiare. All'inizio, durante i primi episodi, tutti ti abbiamo visto e abbiamo pensato: oh mamma, l'anno della trucchetta, chissà che cosa combinerà Sophie. Il fatto e poi invece ti sei smorzata. È che io non avevo mai vissuto da sola, perché ho sempre vissuto con i miei genitori, quindi di solito mi imboscavo da qualche parte dopo le feste. Qui invece ero in una casa mia e quindi sono diventata tipo una cagna in calore o, che ne so, un cinghiale selvatico. Ero finalmente libera, quindi gridavo: ehi ragazzi, venite a casa con me! Oh. Poi sono venuti mia madre e mio padre. Abbiamo visto. E io ero a letto con un ragazzo e ho pensato: oh, merda. Oh, eccola là! Esatto, sono arrivati mia madre e mio padre e io ero lì con quel tizio e loro erano al piano di sotto e ho pensato: non posso fare questo ai miei genitori, non è carino. Mi riprendono mentre faccio queste cose, quindi è meglio finirla qui. L'anno delle troiette in pausa. Me lo ricorderò. Comunque, bella descrizione hai dato di te. Un cinghiale selvatico in calore, sì, con la clamidia. Dovresti scriverlo in un sito di incontri. Hai mai avuto qualche avventura sessuale di cui ti sei pentita? Tipo una serata da una botta e via? No, assolutamente. Non voglio una vita piena di rimorsi. È ora di conoscere i genitori di Sophie. Andiamo a trovarli.
Signora, è identica a sua figlia. Si fa sesso quando si può. È la migliore. Già. Ora, voi avete una deliziosa pizzeria gestita da lei. Un adorabile e simpaticissimo papà. Ha mai fatto a Sophie il discorso delle api e dei fiori o le ha soltanto detto... Onestamente, Sophie, il primo che arriva, pigliatelo! È così che l'abbiamo cresciuta. Noi siamo una nuova generazione di genitori. La nostra famiglia è molto, molto unita, ma allo stesso tempo i nostri figli ci rispettano. Noi partecipiamo molto alle loro vite e abbiamo adorato Sophie durante il programma. È stata sempre se stessa, non c'è stato niente al di fuori dell'ordinario. Siamo stati fieri di lei. Visto, ti ha fregato? È stato fiero quando ha sussurrato clamidia? Quella è mia figlia! Il sesso sicuro, deve essere un pensiero costante. Sesso sicuro. Un avvertimento sanitario prima di procedere con l'atto sessuale. Parlate molto di sesso in famiglia? Parliamo di tutto. Siamo molto unite. Ma del tipo... Sophie mi racconta veramente tutto. Del tipo che la mattina mentre tira fuori i cereali le dice: e comunque ieri sera io e tuo padre ci abbiamo dato dentro? No, ma una volta ti racconto una storiella veloce. Se è riuscita a far arrossire te e tua madre deve essere bella. Ascoltami, praticamente è successo un paio di anni fa. Mia madre e mio padre sono molto aperti su tutti gli argomenti della vita, quindi gli ho fatto io il discorso delle api e dei fiori, no? Gli ho dato io una lezione e poi quella sera li ho sentiti... Sì, fare sesso? Ho sentito ansimare, gemere, un po' di... Hai presente? E io ho pensato, ma che cavolo è questo rumore? Che cos'è? Che cosa faccio? Domani ho anche gli esami di maturità, che cosa faccio? E sai cosa ho fatto? Ho preso il telefono di casa e ho cominciato a telefonare pensando che sarebbe stato l'unico modo per far staccare mia madre e mio padre. Ho telefonato in continuazione, ho anche fatto il tasto richiama pur di farli smettere e farli rispondere. Il telefono avrà suonato 900 volte e mia madre continuava a dire, ma chi è che telefona a quest'ora? Era veramente arrabbiata. Non ti fermare, non ti fermare! E dai, è bello vedere due persone ancora così felici e innamorate, non trovate? C'è un ragazzo! Eccolo, mi sembra di riconoscere una faccia laggiù. Vediamo un po'. A un certo punto sei stato nella casa anche tu, no? Non abbiamo forse visto la tua testa sbucare da sotto un piumino? Che cosa è successo? Beh, sì, siamo andati a casa e abbiamo trovato. No, praticamente che mi ha rimorchiato scemo. Venendo da me e chiedendomi: aspetta, mi pare di ricordare, tu facevi l'MC, giusto? Io. Fai l'MC o mamma, ma com'eri? Fermo così? Beh, alla fine l'ho rimorchiato, quindi ha funzionato. Tornate con noi dopo la pubblicità, quando il futuro sarà roseo e il nostro cast arancione. Holly ci racconterà le sue turbolente vicende in casa, almeno quelle che si ricorda. Ci vediamo dopo la pubblicità! L'ho spezzato! Avevo un debole per Gary. Era come un fuoco. Ma poi Gary ha pisciato su quel fuoco. E poi è arrivato il vento e ha soffiato via le ceneri. E adesso, francamente, non me ne potrebbe fregare di meno. Sì! Bentornati a Jordy Shore The Reunion! Stiamo rendendo omaggio all'ormai leggendario Jordy Shore, il programma che ha cambiato tutto. Prima la birra scura Newcastle era solo un tipo di birra, ora è il tono di abbronzatura a cui aspira Vicky. Tra l'altro, secondo me c'è riuscita, brava! Ora, tra tutti questi gatti di pura razza Jordy, Holly era l'unico omicino ciuccianebbia. E ciuccianebbia, nello slang di Jordy, vuol dire persona che viene da Middlesbrough. Ma chi se ne importa? Cosa volete che siano 60 chilometri quando si è tutti amici? Di dove sei, tesoro? Sono di Middlesbrough. Se sei di Middlesbrough, a questo punto potresti anche venire da Marte. Sono di Middlesbrough, ma mi ritengo una vera Jordy. Ha l'abbronzatura e le ciglia finte da Jordy, ma... Non è una Jordy, non è una di noi. Vi dimostrerò che posso essere una Jordy. Ma sei single o no? No, sono fidanzata. E il suo fidanzato
Le ha detto che può fare tutto tranne fare sesso con un altro? Tempo 5 minuti ed era già lì sotto a darsi da fare. Non potresti mai essere la mia ragazza. Non esiste proprio. Per niente al mondo. Non sono mai stata a Middlesbrough e di certo non ci voglio andare adesso. Era così ubriaca che ha rotto tutti i vasi sulla mensola. Abbiamo dovuto dirle che non ci si può comportare così. Qui non siamo a Middlesbrough, siamo nel privé del Tap Tap Palace. Voglio andare a casa! Voglio andare a casa! Non mi toccare, lasciami stare! So che ho detto che se ne doveva andare, ma non pensavo che l'avrebbe fatto davvero. Holly ha lasciato un bigliettino che diceva scusate, vi voglio bene. Se n'è andata? Se n'è andata. Non me ne ero neanche accorto. Ho guardato nell'armadio e le sue cose erano sparite. Mi dispiace tantissimo per lei, Vicky, davvero. Non è giusto, era solo una ragazza normale. Nessuno le ha dato una chance. Stuck in a dead end, caught in the one way. I'm lost and I'm trying to come back home. Ed ecco a voi Holly, signore e signori, eccola qui. Guardate quant'è carina. Ora, ubriacarsi ed essere nati a meno di 60 km da Newcastle non è certo un crimine, no? Se qualcuno di quei buoni a nulla di Chesford è l'ascolto, sappiate che è meglio Sounded, capito? Sì, li odio quelli di Chesford. Non li capisco quando parlano. Comunque, a telecamere spente, mi hai detto che temi di aver fatto brutta figura, ma voi non pensate di essere stati un po' ingiusti con lei? Secondo me Holly ha iniziato col piede sbagliato. Sì. Fare la scema in casa, farti Gary la prima sera. Sarai d'accordo anche tu, non era il modo migliore per iniziare. Si sono solo fatti le coccole. Ha solo 18 anni. Se anch'io avessi fatto questa esperienza a 18 anni, sarebbe stato completamente diverso. E tenendo a mente questa cosa, Gary, non ti sembra che avresti dovuto badare di più a lei? Esatto. Più dei fratelli maggiori. Charlotte, a te a un certo punto dispiaceva per lei. Io ho legato molto con Holly, ma il problema era che quando io ero con Holly, lei era se stessa. Ma quando c'erano gli altri, lei un po' si eclissava, non faceva vedere com'era veramente. E perché? A causa dell'età o sei sempre timida quando sei in gruppo? In casa ci sono tanti caratteri forti. Sono abituata ad essere sempre al centro dell'attenzione e lì non lo ero più. E poi sono arrivata per ultima e gli altri erano già ubriachi marci e io ho dovuto recuperare. E questa non è mai una buona idea, infatti è finita malissimo. Secondo te, a prescindere dagli alti e bassi, alla fine avete legato come gruppo? Quello che vedete in TV sono 4 giorni condensati in un'ora. Non avete visto le scene in cui chiacchieravamo e ci divertivamo insieme? Pubblico, avete delle domande? A lei è perfetta. Hai una domanda per Holly? Quando te ne sei andata, sapevi che saresti ritornata? Quando me ne sono andata, ho pensato che tutti mi mancavano tantissimo. Qualcun altro ha qualche domanda in questo gruppetto? Ah, ce n'è una qui. Ti aspettavi che gli altri ti convincessero a rimanere? No, perché non avevo detto a nessuno che me ne andavo. Non volevo che pensassero che era colpa loro. Ero io che non ero me stessa lì dentro. Holly avrà dovuto ingoiare un bel rospo quando è arrivata in casa. Gli ho solo fatto una sega, allora va bene. Comunque, Holly, ubriacarti e limonare ti ha distratto da tutti questi problemi. Il fatto è che non ha distratto proprio tutti, vero? Sei single o no? No, sono fidanzata. No, è fidanzata. Ieri mi sono tolta il reggiseno nell'idromassaggio. Tempo 5 minuti ed era lì sotto a darsi da fare. Non avete solo limonato, vero? Non so cosa ho fatto, però mi sembra di avergli toccato il pisello. Lo sapevo. Ho baciato un tizio la prima sera. Si è presentata l'opportunità e io l'ho colta. Mi sono divertita un po', non ho trombato con nessuno. Ieri sera è stato bellissimo. Amore! Ho baciato uno sconosciuto. Un altro? Sì. Ma porca troia. Vuoi che ti lasci, vero? Vorrei continuare a stare con lui e allo stesso tempo uscire e divertirmi. Ma è ovvio che non può essere così. E allora basta così, no? Fine. Merda. A rischio di sembrare Jeremy Kyle ma con un taglio di capelli ancora più orrendo, ecco a voi qualcuno che aspetta da tempo di dichiararsi e per una volta non sono io. Diamo il benvenuto a Dan, signori e signore. Bene.
Dan ha evidentemente una soglia del dolore molto alta. Dan, tu non hai chiesto di far parte di Jordy Shore. Come ti sei sentito ad essere coinvolto in un'esperienza di questo tipo? Esatto, diciamo che mi sono trovato costretto a farlo, non me l'aspettavo proprio. Ma perché continuavi a riprendertela? Perché? La gente non capisce, ma io non sapevo cosa era successo. Non sapevo tutto quello che aveva fatto. Mi diceva, Gary mi dice che me lo sono fatto, ma io non me lo ricordo. Scusate. È successo? Non è successo? Lei mi diceva, lasciami. Poi le chiedevo, vuoi che ti lasci? E lei rispondeva, no, non ho detto questo. Ma appunto, lei cercava di mandarti un messaggio, voleva che tu lo facessi al posto suo. Ma sentiamo qualcuno del pubblico. Qualcuno qui ha subito una domanda? Ok, tesoro, aspetta che mi siedo vicino a te. Tutti dicono che i ragazzi trattano male le ragazze, quando Holly in realtà è uguale a loro, se non peggio. Ha trattato Dan come una pezza da piedi. Ma se ne è sinceramente pentita. Tutti però la compatiscono di più perché è una ragazza. Non necessariamente. Vicky, stai dicendo che gli uomini hanno meno rimorsi quando si comportano male con le donne, mentre le donne poi si pentono di più? Penso che a volte gli uomini si rendano conto meno facilmente dei propri errori. Mentre Holly è giovane, molto più giovane di Gary e Jason, e le dispiace moltissimo per quello che ha fatto. Ottima osservazione, facciamole un applauso. C'è qualcuno che ha qualcosa da aggiungere? Ah, ecco, c'è un ragazzo lassù che ha un taglio di capelli opposto al mio. Mamma, sembriamo prima e dopo. Come stanno le cose tra di voi al momento? Vi parlate ancora? Beh, siamo amici, ma ci siamo lasciati. Cioè, siamo ancora migliori amici e lo siamo stati per tantissimo tempo, anche quando stavamo insieme. Quindi, quando ci siamo lasciati è stata dura e non sapevamo come gestire la cosa. Ci vedremo ancora sicuramente. Dan è la persona migliore che io abbia mai conosciuto. Però, nel momento sbagliato. Secondo me Dan dovrebbe sedersi tra il pubblico da qualche parte. Dove pensate che dovremmo metterlo? Ecco, sì, mettiamolo in quel gruppetto. Vieni qui. Beato tra le donne. Ecco, quella è abbastanza satanata, eh? Sì, bravo, corri da mammina! Se non foste stati a Jordy Shore, che cosa avreste fatto? Holly, tu dove saresti? Lavorerei ancora al call center pensando al suicidio. Meraviglioso, Vic! Più o meno uguale. Call center anche per te? Sì. Più o meno uguale. Oh! Basta, per favore! Sophie, smetti di farti bombare da tutti i clienti! Charlotte, tu dove saresti? A spillare birra! E io sarei in quel pub, baby. Gary? Sarei ad attaccare piastrelle in qualche cantiere. E tu, Jay? Addetto alla sorveglianza. James? Farei il cameriere sexy in un nightclub. È un lavoro di merda, in realtà. Lo odio. E Greg, tu saresti il suo capo? Lavoro sodo, James. Scusa, capo, li sto flettendo il più possibile. Beh, è stata una serie veramente fantastica. Vi è piaciuta, signore e signori? Favolosa! Ci sono stati alti e bassi, momenti veramente scioccanti, ma anche tanto, tanto amore, elargito principalmente dalle parti intime di Gary. Grazie mille a voi che ci avete guardato da casa e grazie soprattutto al nostro meraviglioso cast per aver rischiato danni al fegato, bruciature da sfregamento e polmoni perforati solo per regalarci la più grande festa lungo un mese che la TV ci abbia mai mostrato. Alla prossima, ubriacatevi, abbronzatevi e limonate! Jordy Shore vi saluta! Ma vaffanculo. Guarda che roba! Toglietevi la maglietta! Sono proprio carina! Guarda, dritto di là! Così ci fa! Liscio come non mai, belli! Un cioccolatino mentre aspettate? Li adoro tutti! Mi mancherete tutti tantissimo! Siamo una famiglia!